Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di Ciao Albertone, il format in cui analizzo, parlo insomma dei grandi film con protagonista Alberto Sordi nell'anno del centenario della sua nascita. La scorsa settimana non è uscito nessun video al riguardo perché insomma ho sperato che saltando una settimana i video che avevo caricato insomma nelle scorse settimane fossero visti di più, perché purtroppo questo format non sta prendendo e mi dispiace da morire, perché Alberto Sordi è un maestro e bisognerebbe aver visto tutti i film di Albertone, quindi ho detto fermiamoci una settimana per vedere se la situazione migliora. Non è migliorata e quindi vabbè ragazzi, io continuerò a portare avanti questo format. Se poi i video continueranno ad avere poche visualizzazioni come stanno avendo, pazienza, io nel mio piccolo, anche solo a 30 persone, insomma spero di mettere la curiosità di andare a recuperare questi film. Oggi ragazzi voglio parlarvi di un capolavoro della comicità. Visto che nell'ultimo episodio vi avevo parlato di Un giorno in pretura, il film di Steno che aveva dato vita al personaggio di Ferdinando Mericoni, Nando Mericoni detto l'americano, no? Quel personaggio lì creato da un altro grande, cioè Lucio Fulci, lo troviamo protagonista l'anno successivo, cioè nel 1954, del film Un americano a Roma. Ecco ragazzi, Un americano a Roma è uno dei capolavori della comicità italiana, è un film straordinario, un film che veramente mi fa ridere tantissimo e che proprio fa spiccare al centro di tutto il nostro Nando Mericoni, il nostro romanaccio con il sogno dell'America. Da quando insomma le truppe americane ci hanno liberato nel 44, lui c'ha il mito dell'America. Questo film, oltre ad essere un grandissimo film comico con una grandissima interpretazione di Alberto Sordi, è anche un film di satira, perché insomma si parla anche del sogno americano che tutti gli italiani avevano nel dopoguerra, no? Il mito dell'America, il mito di andare in America. Noi ai tempi conoscevamo tutto tramite il cinema, i fumetti, tutto ciò che arrivava dall'America, e quindi ci illudevamo come sarà l'America, la voglia di andare in America. Quindi questo è un film anche di satira che vuol parlare proprio del sogno americano, caratterizzandolo principalmente nel personaggio di Nando Mericoni, che lui è convinto di essere un americano doc, lui è convinto di saper parlare in inglese, di saper comunicare con gli inglesi, lui è convinto di avere proprio il sangue americano, lui è convinto che la sua terra dove vivere sarebbe sempre comunque l'America, non l'Italia. Lui vuole andare in America, lui ha il sogno, vuole andare a Kansas City, inventando questo insomma dialetto maccheronico che non esiste, no? Fa un mischione totale fra italiano e inglese, creando anche delle frasi che insomma delle parole che sono rimaste veramente nei dizionari della storia del cinema. I wanna gana, all right, I wanna gana, oh maccherone. Insomma, c'è la scena poi del maccherone mai provocato e mo me te magno. Insomma, quella scena lì penso sia una delle scene più belle di tutto il cinema comico italiano, la scena in cui lui entra in casa ovviamente di notte, fa dannare i suoi genitori, ehi mami, ehi papi, insomma mi fa morire da ridere. E gli americani mangiano latte sul pane, insomma comincia a prepararsi quello schifo, comincia a mangiare pane con il latte sopra, con lo zucchero, insomma vuole imitare gli americani, gli usi e costumi e consuetudini degli americani, da un morso, mazza che zozzeria, maccherone mai provocato e moda te struga. Comincia a mangiare. Quella scena lì è veramente un cult, la rivedrei all'infinito, una scena bellissima, cioè mi fa fare, è un film che non invecchia mai questo, anzi è un film che fa sempre ridere, che ogni generazione dovrebbe conoscere, ed è un film anche che fa capire quanto noi, ovviamente in chiave esagerata qua, si potesse essere veramente innamorati di questa America che ai tempi non conoscevamo come conosciamo oggi. C'era solo il mito ai tempi, no? Praticamente conoscevamo l'America in base a ciò che arrivava in Italia grazie ai fumetti, al cinema, insomma alle pochissime cose dopo che gli americani ci liberarono. Poi dopo nel dopoguerra non è che sapessimo tanto altro. Quindi il sogno del nostro Nando è andare in America e fa dannare tutti. Il film proprio racconta la sua vita in questo bianco e nero straordinario, la vita di Nando Mericoni che insomma fa dannare tutte le sue vittime, dai genitori in primis che non riescano ad avere un figlio normale, non riescano ad avere
un figlio come tutti gli altri, questo figlio che torna la notte quando gli pare, che è vestito proprio, no? Questo bel fusto, si veste con questa maglia, con questa canottiera, scusate, attillata bianca, cappellino da baseball, braccialetto con la borchia, insomma, proprio vuole ricopiare, no? L'immagine di quello che per lui è l'americano Doc, no? E quindi vuole giocare a baseball, ma poi non sa tenere neanche una mazza in mano, non sa nemmeno pronunciare due parole messe in fila. Lui è convinto, io nella cacofonia, insomma, io so parlare, io mastico, no, l'inglese, invece non lo sa parlare. Cioè lui pronuncia delle frasi mischiandole col romano, il sogno del Kansas City, Air Kansas City, insomma. Fino a che poi, dopo che mille, insomma, avventure gli andranno male, insomma, già in un giorno in pretura avevamo visto che andava sempre incontro ai casini da quando voleva fare il bagno nella Marana. Anche in un giorno, anche in un americano a Roma, i casini sono tantissimi, sia quelli che combina con la fidanzata Elvira, sia quelli che combina, insomma, quando deve fare i lavori forzati proprio in tempi di guerra con i nazisti, cioè quella scena lì, è divertente, tutta la scena in cui deve collegare il megafono per cercare di parlare con gli americani e quindi poi si fa trovare dai tedeschi e comincia allora a inneggiare a Hitler, comincia a inneggiare ai tedeschi proprio per non farsi uccidere, e poi dopo è convinto di aver risolto la situazione e proprio anche gli americani che arrivano lo vogliono fucilare, allora lui si mette a piangere perché lui vuole fare il fusto, no? Il bulletto della situazione, ma poi quando si trova in pericolo comincia sempre a piangere, dimostrando che in realtà è proprio l'italiano mediocre, l'italiano più ignorante che ci possa essere, che si sente chissà chi, ma che in realtà non è nessuno, il bell'imbusto che in realtà veramente è tutto aspetto esteriore, ma di interiore, di profondo non ha niente. E quindi, cioè, ci si diverte da morire. Alberto Sordi, questo personaggio lo fa vivere, cioè è proprio plasmato su di lui. Ricordiamo che questo personaggio è stato creato dal grande Lucio Fulci, che tra l'altro compare anche in un cameo in questo film. Vabbè, poi tutta la scena in moto con questo green screen dietro, altri tempi, con questo green screen dietro che insomma mostra la strada e loro fermi che si muovono, no? E questa scena sul in motorino vuole far passare la macchina degli americani, poi scopriremo che su questa macchina c'è l'ambasciatore con la moglie e ovviamente manda fuori strada un'altra macchina per far passare la macchina dell'ambasciatore. Ancora lui non sapeva che fosse l'ambasciatore, aveva solo capito che si trattasse di una macchina, insomma, di statunitensi, e quindi vuol far passare questa macchina e poi all right, il nostro ambasciatore cercava un posto per mangiare il pesce e non te prendere tutte queste confidenze, non te prendere, questo non te lo permetto, c'è la signora lì. E poi, per mangiare il pesce, allora all right, cioè lui dice sempre all right, proprio come all right, così. Il nostro ambasciatore capisce male, capisce right, e lui non andare a destra, c'è il ponte della Maranella, c'è il burrone della Maranella, non andare a destra, all right, e quindi ovviamente va a destra, cade giù dal burrone, si rompe una gamba l'ambasciatore, e quindi queste sono alcune delle mille peripezie che accadono in questo film, dei mille casini che il nostro Nando Mericoni, un americano, una buona gara, combina, mamma mia come mi ci diverto, veramente questo è grande cinema d'altri tempi, veramente, tra l'altro questo film è tra i 100 film da conservare, tra i 100 film italiani da conservare, cioè un qualcosa di meraviglioso, fino ad arrivare insomma a questo momento in cui lui decide di salire in cima al Colosseo, citando il film 14esima ora di Harry Hathaway, lui decide di salire in cima al Colosseo minacciando di buttarsi giù, di suicidarsi, se non l'avessero insomma portato in America, se non gli avessero dato la possibilità di andare in America, di andare nel suo amato Kansas City e di trovare un lavoro lì. Insomma, lui, siccome ogni minima cosa che cerca di fare gli va male, siccome grazie ai suoi sforzi non riesce a sbarcare il lunario, quindi decide di suicidarsi, o mi aiutate oppure io mi suicido, citando proprio il film. E quindi anche lì è bellissimo vedere questo film poi che va avanti grazie ai flashback, perché tutte le persone là sotto, dalla fidanzata agli amici e così via, ripensano a tutte le castronerie che ha combinato nella vita, tutte
le malefatte che ha combinato nella vita e che l'hanno portato ora ad essere in cima al Colosseo. Fino a che poi il film sul finale vorrebbe anche, insomma, donare un minimo di speranza a Merigoni, perché arriva l'ambasciatore finalmente, l'ambasciatore. Noi ancora non sappiamo che l'ambasciatore fosse proprio quell'omino che era caduto giù dal burrone e che si era rotto una gamba per colpa di Nando, e quindi anche l'ambasciatore non sapeva che in cima al Colosseo ci fosse Nando, e quindi col megafono lo tranquillizza: l'America, l'America ti aiuta, noi ti portiamo in America, noi ti portiamo a lavorare lì. E lui tutto contento, scende, e poi c'è quel parapiglia, perché ovviamente il nostro ambasciatore lo riconosce, e vabbè. E poi c'è un finale che è geniale, il finale geniale in cui ovviamente fa capire come sarebbe potuto andare realmente se Nando Mericoni non fosse stato quel maldestro omuncolo che combinava casini ovunque. Quindi sullo schermo viene mostrato il sogno, no? Il sogno di Nando, lui che è in America, lui che è un grande giocatore di baseball, lui che veramente è un cittadino modello, no? Nel luogo dei suoi sogni. E poi la voce fuori campo che ci ricorda che quello è solamente un sogno e che la vita è ben diversa, la realtà, la vita reale, la realtà è ben diversa dal sogno. Con lui che è stato riempito ovviamente di mazzate dal nostro ambasciatore, tutto ciò gli ha provocato uno shock, e quindi lui lo vediamo in ospedale, sempre a Roma, tutto fasciato ovviamente, con i genitori che nel male dicono: però ora, dopo questo shock, possiamo star tranquilli, è tornato ad essere un ragazzo normale come era prima della liberazione, insomma, non è che è ancora questo mito dell'America. No, ma no, ma non si preoccupi, fa il dottore, non si preoccupi, è tornato normalissimo, insomma, tranquillizza i genitori. E intanto la voce fuori campo che continua a farsi viva, a sentirsi, e invece capiamo che è rimasto, cioè nemmeno lo shock traumatico l'ha fatto cambiare, è rimasto quel che era, col mito del Kansas City. E vediamo poi sul primo piano del visone di Alberto Sordi, vediamo scritto fine, e lui che con la mano cancella genialità e scrive The End. Vabbè, meraviglioso. È proprio un film che rivedrei veramente ogni giorno. È un capolavoro della commedia all'italiana. È un film satirico, è un film comico, è un film che comunque parla anche di un dato periodo storico, cioè quello del dopoguerra, molto importante, e che assolutamente riflette, nonostante questa bellissima comicità, sul sogno americano, che era veramente palese e lampante, specialmente a quei tempi. Nel film appare anche Lucio Fulci in un cameo. Ad un certo punto si cita anche Mike Buongiorno con il personaggio di Fred Buonanotte, nel momento in cui ci sono questi documentari, c'è questo programma sui tetti di Via Margutta, e vediamo il nostro Nando Merigoni che gira nudo per questi tetti, perché lui era convinto di aver fatto colpo su questa giovane ragazza che in realtà era una pittrice che voleva, insomma, dipingerlo perché era uguale a Nerone. Quindi lei faceva dei ritratti, lo voleva nel suo ritratto. Anche quella scena lì è divertentissima, con lui che scappa sui tetti proprio mentre stanno girando questo programma, e quindi passa lui nudo. E vabbè, ragazzi, con Fred Buonanotte, che ovviamente è il sinonimo di Mike Buongiorno, quindi è anche una citazione. Che dire, sicuramente questo film deve essere visto e rivisto, è uno dei grandi capolavori della comicità italiana, un grande film con un Alberto Sordi eccezionale, che dà vita a uno dei personaggi più emblematici della sua filmografia, uno dei personaggi più ricordati, un personaggio che poi rivedremo anche negli anni 70, qui siamo nel 54, lo rivedremo nel film Di che segno sei? Pensate che di Corbucci, pensate che la prima volta lo si vede in quel breve episodio di Un giorno in pretura, ma ebbe talmente tanto successo che sempre Steno decise di dedicargli un film da protagonista. Io l'avrei voluto rivedere in mille altri film, ma poi non preoccupatevi, che Sordi comunque ha regalato altre grandi interpretazioni a tutti noi. Quindi si conclude qua questo nuovo episodio di Ciao Albertone. Oggi abbiamo parlato di un americano a Roma, del Gene Kelly di Noi Altri. Vi ricordate come ballava a Wanagana, come ballava con il volto colorato di nero? Perché per lui eravamo a New Orleans, no, a Roma. Lui voleva la Roma, la New Orleans di Roma, insomma, no? Quindi niente, un filmone incredibile, fatemi sapere la vostra. E veramente, Alberto Sordi, tu sei stato un grande, lo sei ancora e lo sarai sempre. Ciao Albertone, a Wanagana!